dal giorno dell'imboscata era andata più volte a Douai. Quello che aveva visto, oltre a turbarla, l'aveva molto contrariata. Sarebbe riuscita a tollerare l'odio, il disprezzo, ma non l'indifferenza, poiché andare a morire o a uccidere dovrebbe sempre implicare un coinvolgimento emotivo, nonostante qualcuno ti abbia addestrato all'impassibilità. Una donna alla ricerca della propria identità, un paese, il Vietnam, mutilato ed agonizzante. Si cercano, si trovano, si amano, si perdono e soffrono, ma sanno che ogni scelta conduce ad un livello di consapevolezza più alto. Conflitti, il viaggio di una donna curiosa, emancipata ed intraprendente.